fuori mi sembra improbabile, quindi pensiamo a lavorare, a crescere e migliorare questi ragazzi che sono qua, perché io credo che ci sono i presupposti per farlo. È una partita già delicata nel cammino della squadra in questa stagione? Una partita difficile, perché troviamo una squadra che è una squadra tosta, una squadra di categoria, una squadra che non fa giocare bene, una squadra che ha micidiale nelle ripartenze, però noi dobbiamo anche pensare a noi. Io in questo momento non voglio guardare, come vi ho sempre detto, all'avversario con grande rispetto e umiltà, ma poi dipende da noi, da quello che andiamo a fare in campo, credo che è la cosa più importante. In questo momento dobbiamo concentrarsi su questo. Vedremo un'impronta precisa di questa squadra? Ma vedremo un'impronta. Allora, è chiaro che io ripeto, la squadra ha una sua traccia, no? È chiaro che ci sono anche tante situazioni, anche alcune situazioni di cambiamento, no? Di giocatori, di qualche infortunio, le convocazioni nazionali non ci hanno mai permesso di dare continuità anche di formazione, però questo, ripeto, non deve essere un alibi. Noi stiamo lavorando per cercare delle certezze sul campo, le certezze arrivano dai risultati e quindi dobbiamo andare a prenderci questo, che è la cosa più importante, attraverso comunque un atteggiamento che non deve essere, perché la squadra non ha mai avuto un atteggiamento in partita, insomma mi viene in mente qualche altra squadra che ha avuto delle partite dove ha toppato completamente la gara. Noi casomai a volte non siamo entrati subito bene in partita, a volte siamo usciti per 10-20 minuti, e questo è una cosa che non deve avvenire, cioè la continuità di prestazione, di intensità mentale nella prestazione è l'elemento più importante da andare a colmare. La squadra deve entrare con un atteggiamento, è quello che stiamo ricercando con i ragazzi, di entrare con un atteggiamento propositivo, coraggioso, di fiducia, di intensità mentale, e mantenerlo per tutto l'arco della gara, che è forse la cosa che in questo momento abbiamo pagato un pochettino di più. Ma guarda, allora, la cosa che ti a un allenatore, quando hai degli incontri così ravvicinati, l'unica cosa che senti che ti manca è il tempo per lavorare, no? Perché in realtà quando giochi tre partite, come abbiamo fatto, se noi andiamo a vedere da quando è iniziato il campionato, è passato pochissimi giorni, abbiamo già fatto tante gare, no? E quindi questo cosa ti viene a mancare? Ti viene a mancare il tempo di lavorare sul campo, no? Perché finisci la partita, devi recuperare e già rientri in campo, quindi le ore da passare con la squadra e con i ragazzi sul campo per cercare di migliorare, di lavorare, ne hai meno. Ecco, questo è l'unico aspetto che mi preoccupa. Poi il resto no, perché ripeto, è un campionato lunghissimo, lo era prima della partita con l'Entella, anche lì parlavamo di situazione, no? Poi sono arrivate due vittorie, ripeto, la battuta d'arresto di Vicenza, che per me è stata un po' inaspettata, ma non perché, per come è avvenuta. Io ripeto questa cosa perché secondo me comunque è stata un po' condizionata. Adesso troviamo la gara giusta per ripartire, questo è sicuro. Il Carpi ha un modo di giocare, che è quello di una squadra solida, una squadra compatta, una squadra strutturata dietro, una fase d'attesa medio-bassa. L'atteggiamento penso sia un po' l'atteggiamento dell'Entella, però poi ripeto, saremo noi, no, a dover fare la partita come abbiamo quasi sempre fatto, tranne
come, ripeto, come ho già detto in alcuni minuti, in alcune situazioni, però questo è quello che dobbiamo fare, quello che sappiamo fare, quindi ripeto, dovremo essere principalmente attenti alle loro ripartenze e principalmente attenti a perdere bene la palla. Ecco. No, assolutamente, da parte della società assolutamente, da parte dei tifosi è normale, ma penso che non sono contenti per i risultati, ma questo fa parte del nostro lavoro, noi siamo qui per lavorare, per cercare di fare proprio il contrario, di portare dei risultati. Io vi ripeto, per fare questo lavoro ci vuole equilibrio, ci vuole convinzione, ci vuole coraggio, ci vuole serenità nel lavoro. Se perdi queste componenti non puoi allenare. Ma dobbiamo essere bravi noi, come ho detto prima, io ripeto, le difficoltà sono abituato a cercare di tramutarle in opportunità. Quindi in questo momento l'addio di Roberto ci deve dare un'opportunità a tutti, no? di crescita, di dare qualcosina in più, perché viene a mancare comunque un giocatore che noi ritenevamo importante. E quindi, ripeto, nelle difficoltà, come ci sono difficoltà in questo momento anche di organico, avremo due ragazzi sicuramente in panchina della primavera, quindi queste sono opportunità per chi ha forza, opportunità di crescita, per chi ha sfiducia qualcuno si piange addosso, noi non è il nostro modo di intendere, non è il nostro modo di fare, quindi a testa alta, con forza andiamo a fare, affrontare questa partita. No, ma io sono fiducioso che Gabri, anche se non sta attraversando ma nemmeno un buon momento, e che lui deve trovare, ripeto, è che qui in questo momento siamo un po' tutti con il pensiero al giocatore che deve essere l'organizzatore di gioco, deve essere, invece Gabi deve stare tranquillo, fare le cose che sa fare bene, perché ci sono cose che sa fare molto bene attraverso anche la semplicità, e io sono convinto che poi piano piano lui troverà il modo di ma come lui anche tanti altri ragazzi che stanno facendo un percorso anche di crescita. Abbiamo comunque tanti giocatori che hanno avuto anche dei problemini nella passata stagione. Domani quasi sicuramente vedremo Memushai dall'inizio. È un giocatore che è a 5 mesi e mezzo dall'intervento. È una cosa bellissima, straordinaria, perché è un intervento in cui ci vogliono quasi un anno. Questo ragazzo ha una forza interiore bellissima, quindi sono tutte piccole cose che stiamo cercando di mettere dentro, di piano piano di portarle come un contributo importante alla crescita di questo gruppo, di questa squadra. Ecco, in pochi giorni, cioè martedì mi ricordo, eri poco possibilista in merito all'impiego di Memushai del primo minuto, se non vado errato. In questi giorni che cosa è cambiato? L'hai visto? Non ero possibilista. Come vi ho detto prima, sicuramente lui non potrà avere 90 minuti, questa è una certezza. Matti non è stato benissimo perché ha avuto un problemino. Però si è reso disponibile, quindi domani sarà comunque con noi, e devo dire che per come è iniziata la settimana, anche se non fosse successo niente ieri, Memushai sarebbe andato in campo, perché per noi è un giocatore importante, ma anche solo il suo l'atteggiamento con cui lui si pone. È chiaro, avrà grandi difficoltà, non dobbiamo aspettarci, però io sono convinto che darà un contributo importante. No, ieri ho fermato alcuni ragazzi che
avevano comunque percepito un carico di lavoro maggiore e quindi ho ritenuto, dopo il lavoro tattico, di non fargli fare la partitella proprio per preservare al massimo le energie. Però, ripeto, Pippo non è ai top della condizione, però sta bene e in questo momento mi sembra che ci abbia anche le giuste motivazioni per andare in campo e far bene. Posto che il Carpi, insomma, è una squadra che gioca molto, insomma, una squadra chiusa, no? Che magari si affiderà alle ripartenze del contropiede, in quale zona di campo deve avvenire o deve concretarsi la riconquista del pallone? Ma questo dipende molto dalle energie, da quello che noi riusciamo. Io credo che è sempre la riconquista. Più alta viene, meglio è, no? Però questo, a volte ci devono essere le condizioni, quello che vi ho sempre detto, quindi ci vuole una maggior pressione da parte degli attaccanti e dei centrocampisti. Cioè, come questo, anche per la partita di domani? Sicuramente, ma ripeto, al di là di questo, di queste cose, è come noi saremo propositivi nella gestione della palla, che questa è la cosa più importante, perché ci saranno pochi spazi, ci sarà molta aggressività nella metà campo avversaria, quindi noi dobbiamo essere molto veloci nella circolazione della palla, secondo me. Perciò quindi non è un dettaglio di poco conto, cioè no, conquistare la palla più alti possibile significa anche fare un contropiede assolutamente. Insomma, più devastante potrebbe essere. Assolutamente, sono d'accordo. No, posso farti un'altra domanda, ma non per fare polemico, per cercare di capire il motivo. Guana, cioè, fondamentalmente credo che sia una questione di motivazioni, perché ieri lo ha fatto capire anche il presidente nell'intervista. Ma guardi, allora il presidente si è soffermato un po' prima con lui, io non so qual è stata la, però io mi voglio veramente soffermare alle parole dette dal giocatore, per il rispetto proprio di quello. Io posso solo dire che so quanto una decisione così può essere sofferta. Adesso ho capito anche i giorni che lui mi aveva chiesto di permesso, e so anche che poi la sofferenza arriverà anche nei giorni futuri. Cioè, non, insomma, è un problema di salute, quando... insomma. No, assolutamente. Da questo punto di vista lo escludo, sia da parte sua che dei suoi familiari, quindi perlomeno di questo abbiamo avuto la certezza. Scusa, detto da, ma non da Roberto? No, ok. Ah, sì, ma è chiaro che il presidente guarda anche questa scelta, essendo la proprietà che comunque aveva fatto anche un investimento economico importante, ha visto questa scelta anche da un punto di vista, credo, di lealtà, no? Insomma, ripeto, non è da tutti. Oltre la scelta così dolorosa, che credo che comunque sia stata fortemente dolorosa, lasciare anche dei contratti firmati, quindi io credo che il Presidente si sia riferito in maniera, abbia apprezzato e si sia riferito in maniera forte a questa cosa qua. Però, visto che questa è una situazione anomala, immagino che tanti anni di carriera il giocatore, l'allenatore, si è capito veramente di perdere il capitano di una squadra a fine ottobre, vedete se l'avesse fatto il 30 agosto, ce l'avrebbe almeno. No, però io devo dire questo, no, fermo restando la vicinanza che tutti noi abbiamo dato alla scelta di Roberto, poi c'è da guardare avanti, noi la dobbiamo anche prendere, ripeto, come un'opportunità, e poi nel calcio ci può stare un infortunio, ci può stare, insomma, perdere un giocatore. Non è una cosa, è chiaro che dispiace per come è venuta questa perdita, però ripeto, dobbiamo fermarci tutti a rispettare la volontà del ragazzo. Mi sei visto il momento, cioè la contingenza di 3 partite in una settimana è l'aspetto numerico, cioè che hai 2 giocatori al top della condizione nel reparto, 2 che non hanno i 90 minuti nelle gambe, e qualche ragazzo che vuole pregare, insomma, ma infatti ho detto prima, no, è che un'opportunità per tanti. Sì, io ripeto, in queste situazioni, nelle difficoltà, c'hai sempre 2 strade, no? Quella di fare vittimismo, di lamentarti, oppure invece quella di dire no,
Vediamo, magari ci sarà l'opportunità di mettere dentro qualche ragazzo, comunque di scoprire qualcosa di nuovo. Ma proprio questo volevo chiederti, pensi che ci sarà la possibilità di... Ah, io non escludo niente, perché la cosa importante è andare in campo convinti. Il calcio, ripeto, sulle magliette non si portano i nomi, bisogna portare le componenti più importanti. Anche. Adesso ti faccio sobbalzare una responsabilità in meno anche per te, perché comunque, voglio dire, è un cognome pesante quello di Guana, gestirlo, magari in quelle condizioni forse è meglio non averlo. No. Guardate, io posso solo... È una provocazione. Posso perché... solo dire questo, che in questi 50 giorni, ora non so quanti saranno stati, sicuramente dal punto di vista umano e dello spessore non avevamo sbagliato assolutamente. Sono quei giocatori che un allenatore non ha problemi nella gestione, vi assicuro, da questo punto di vista. Però tecnicamente poi magari ti poteva creare qualche problema, diciamo la verità. No, io credo che non sarebbe mai stato Roberto un problema per la squadra, anzi, però ripeto, fa già parte del passato, il calcio è...